Fausto Sposato, presidente del Collegio IPASVI di Cosenza e del coordinamento regionale dei collegi IPASVI della Calabria, è stato uno dei moderatori delle giornate di pugno chiuso, ha aperto di fatto i lavori nella giornata in cui si discuteva della bozza del nuovo codice deontologico. Allora parto e vado subito al cuore del problema, parto da qui. Cosa le piace e cosa meno di questa nuova bozza? Allora, intanto mi piace il fatto che esista un nuovo codice deontologico, perché bisogna, come dire, mettersi al passo con i bisogni dei cittadini e rivedere il proprio codice deontologico, anche alla luce dello sviluppo della professione infermistica, ritengo sia un atto molto importante. Poi, come dire, niente assoluto, tutto è perfezionabile, il codice può anche avere delle lacune, ad esempio in alcuni articoli andrebbero cambiate delle parole, non l'articolo in sé, perché il senso, meno male, racchiude quello che realmente il tavolo tecnico che ha stilato il codice deontologico, il nuovo codice deontologico, voleva intendere. Molto probabilmente forse bisognerebbe ragionare forse di più su un aspetto importante che è quello del consenso informato, altrimenti il codice, ritengo, possa essere effettivamente uno strumento nuovo per gli infermieri. Poi la Federazione Nazionale ha dato spazio a tutti gli infermieri d'Italia, ai collegi, di poter eventualmente esprimere dei pareri favorevoli, contrari, con delle modifiche a quello che è il nuovo codice deontologico. Quindi ritengo che sia uno strumento in questo momento condiviso e condivisibile in tutta Italia. Nel corso del dibattito della prima giornata, a proposito del coinvolgimento degli iscritti attraverso una consultazione online, sono stati portati all'attenzione della platea alcuni dati di alcuni collegi d'Italia con percentuali molto basse. A Cosenza e in Calabria, che partecipazione c'è stata? Allora, noi siamo una categoria particolare, intanto è una categoria pigra da questo punto di vista, non da un punto di vista professionale, perché i nostri infermieri lavorano veramente tanto e sono effettivamente il perno su cui ruota tutta la sanità pubblica, privata, nazionale. Io provengo da una regione in piano di rientro, una regione che è in sofferenza da un punto di vista organizzativo. È normale che molti colleghi non sono avvezzi a navigare nei siti. Noi abbiamo un'età media, rispecchio un pochino l'età media nazionale, quindi è una generazione di colleghi che in questo momento, diciamo, non è motivata a dire la loro. Però ripeto, siamo una categoria molto pigra, molto particolare. Poi magari una volta fatto, come succede dappertutto, una volta fatto il codice deontologico, ognuno poi magari dirà e avremmo potuto fare questo. Un'opportunità importante, l'ho detto prima, e ritengo che i nostri iscritti possono veramente dare un contributo importante. Da noi le percentuali sono ancora basse, contiamo di aumentarle. L'ultima considerazione su questo, poi cambieremo argomento. A proposito appunto dell'età media molto alta, ha la sensazione che probabilmente la categoria infermieristica si aspettava altro da parte della federazione piuttosto che la scrittura del nuovo codice deontologico? La categoria infermieristica si aspettava qualcos'altro da un punto di vista, e si aspetta qualcosa da un punto di vista contrattuale. Da parte della federazione, io ritengo che in questo momento sia stato fatto il massimo. Poi ricordiamoci che noi abbiamo una scadenza troppo breve, secondo me, perché 3 anni sono troppo pochi per poter effettivamente effettuare un cambiamento. La federazione ci ha approvato negli anni precedenti, ci sta approvando, effettivamente è stato fatto, come dire, un lavoro di visibilità della categoria infermieristica. Se è vero, come è vero, che nel rapporto Censis che citavamo l'altro giorno, l'85% degli italiani sta dalla parte degli infermieri. Questo vuol dire che l'85% degli italiani, quasi la totalità, ci riconosce un ruolo importante e un ruolo di sostegno a quelli che sono realmente i loro bisogni e i loro problemi. E ripeto, molto probabilmente contrattualmente, viste le continue responsabilità, visto anche la nuova bozza di legge sulla responsabilità professionale, magari ci si aspetta qualcosa in più da un punto di vista economico. A Ferrareto Antico, qualche mese fa, avete celebrato quasi il compleanno della professione infermieristica in università, e uno dei temi della 3 giorni di pugno chiuso è stato proprio il rapporto, la presenza del corso di laurea di infermieristica nelle accademie. Allora, pongo a lei la stessa domanda che ho posto ad altri ospiti di questo salotto. Gli infermieri sono ospiti o sono parte integrante della vita accademica? Allora, diciamo che gli infermieri in questo momento sono ospiti perché molte università fanno finta di
di non capire l'importanza e i numeri che ha la professione infermieristica, dico anche le altre professioni sanitarie. Perché nelle università dove esiste la facoltà di medicina e chirurgia, dove ci sono i corsi per professioni sanitarie, basta guardare i numeri e diciamo insomma le professioni sanitarie sono di gran lunga superiori. Ritengo in questo momento che debba essere fatto un discorso di uniformità su tutto il territorio nazionale, perché è vero, rispettiamo l'autonomia degli Atenei, ma ritengo che l'infermiere che si forma in Sicilia debba essere uguale a quello che si forma in Trentino, l'infermiere che si forma in Puglia deve essere uguale a quello che si forma in Calabria. Ritengo da questo punto di vista che il MIUR debba fare almeno un lavoro di uniformità, perché altrimenti avremo infermieri che vanno a una velocità, infermieri che vanno ad altre velocità. Poi ci sono come dire, delle situazioni particolari in alcune università che sono poco selettivi da questo punto di vista. Io vorrei portare degli esempi molto, molto semplici. Ci sono delle università importanti in Italia che non hanno e non fanno i test di ammissione, sono aperte, ma sono molto selettive. Solo così forse riusciamo a dare qualità a quelli che sono i nostri professionisti del futuro. Le chiedo un'ultima considerazione complessiva su questi tre giorni di pugno chiuso con il presidente del collegio della provincia di Bari, Saverio Andreola. Solitamente lo fotografiamo come un'occasione per tracciare lo stato dell'arte di questa professione. Se lei dovesse fare una fotografia, che fotografia offrirebbe? Io ho una bellissima fotografia fatta intanto di ospitalità, poi di qualità, perché io ritengo che il dibattito che c'è stato in questi tre giorni e che continuerà ad esserci sia un dibattito di alto livello, di alto profilo professionale. E abbiamo avuto ospiti, io stesso sono stato ospite, personaggi importanti dell'infermieristica, la Presidente Nazionale, ci sarà un magistrato, abbiamo parlato di responsabilità, di università, di formazione, di nuovo codice deontologico. Io ritengo abbiamo affrontato diciamo, quella che è la situazione attuale infermieristica in Italia, meglio di così non poteva essere. Poi il posto è splendido, il Presidente Andreola è veramente un degno e ottimo padrone di casa, meglio di così effettivamente non si può veramente chiedere.